Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, puntata su un unboxing veramente molto speciale riguardante un DIY, in pratica un kit che è praticamente pronto da essere saldato e in pratica è un DIY di un orologio. Questa cosa come sempre la farò fare ad Anna perché a lei piace tanto saldare, poi non sa neanche attaccare un componente dritto, ma questo è un dettaglio, ma proprio dettaglioso, proprio piccolo. Infatti in questo caso non c'è neanche Anna dietro alla telecamera, ma c'è figlia, c'è nostra figlia che sta Esatto. riprendendo. E a parte questo, noi siamo qui per andare invece a fare l'unboxing di questo coso, che in verità voi avrete già visto come al solito in una diretta streaming, probabilmente programmata, però ovviamente noi facciamo vedere sempre all'ultimo il nostro prodotto. Allora, il kit di per sé viene composto in questo modo: non è una bomba all'orologeria, però è proprio il nostro kit che ci viene spedito in questo modo. Il costo è di 3 euro, quindi è un kit veramente molto a basso costo. Ci troviamo dentro tutti i vari componenti. Quindi viti, quindi resistenze, quindi buzzer, quindi alimentazione, tutte cose così. Il cavo di alimentazione USB, che è una USB a attacco jack maschio grosso. Dopodiché abbiamo la base, ovviamente base in plastica, più il nostro circuito stampato dove saldare sopra le cose. Non credo che ci venga dotata la batteria, infatti no, è esclusa la batteria da questo prodotto. E poi il microprocessore dell'STC che abbiamo già visto in passato, ed è lo stesso microprocessore che viene utilizzato sull'orologio di Amazon. Nonché il display finale, che è questo qui, viene spedito in un imballo di polistirolo ed è un display unico, come vedete, con attacco normale, quindi non più quello bislungo con connettori singoli che magari impazziva l'orologio e cose così. Quindi direi che l'unboxing si conclude qui. Il costo appunto è di 3 euro, arriva in 27 giorni circa, quindi un mese, giustamente arriva dalla Cina. Ovviamente ci viene anche mandato un libretto di istruzioni completo di dove vengono posizionate i display piuttosto che le resistenze, roba del genere, e un diagramma proprio del funzionamento di questo orologio. Altro non c'è, quindi niente, per il resto da Computer Museo è tutto, grazie ancora e al prossimo episodio. Ciao ragazzi!